Pumpkins e benvenuti in questo terzo video dedicato ad Halloween. Le precedenti volte abbiamo parlato dei miei cattivi preferiti, abbiamo fatto un book tag, questa volta invece voglio parlarvi di qualche serie TV adatta per questo periodo, quindi qualcosa che vi faccia un po' entrare nel mood halloweeniano. Tutte le serie TV che vi vado a citare sono sicuramente dai toni un po' dark, alcune le ho viste, altre invece, soprattutto una, deve ancora iniziare, ma comunque volevo assolutamente parlarne in questo video. Prima di iniziare però voglio dirvi che se vi piace quello che faccio, se vi piacciono i miei contenuti, supportatemi iscrivendovi al canale, lasciandomi un pollice in su e attivando la campanellina per ricevere le notifiche ogni qualvolta che esce un mio video. Detto ciò, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo ad elencare le serie TV che sto guardando io attualmente in questo periodo. La prima, non per ordine di importanza, ed è quella che io vi consiglio con tutto il cuore, è Hill House, una serie TV che si trova attualmente su Netflix, quindi la potete guardare lì, e che ho già visto, l'ho finita e l'ho totalmente amata. È una serie TV horror, quindi diciamo che se siete un po' sensibili, se vi spaventate facilmente, non so se ve la consiglierei troppo. Nel senso che molte puntate sono ansiogene, ci sono dei jump scare classici degli horror, dei film horror. Insomma, ci sono state delle situazioni che hanno spaventato anche me, nonostante io sia abituata a vedere horror. Di che cosa parla Hill House? Hill House ovviamente parla di questa casa in cui va a vivere questa famiglia, una famiglia che ha deciso di comprarla, ristrutturarla e venderla per guadagnare dei soldi. L'unico problema è che ovviamente, come ogni casa infestata da fantasmi, inizia a succedere qualcosa di strano e i primi ad accorgersi di queste piccole cose molto particolari sono proprio i figli di questa coppia, i bambini. Quindi capite bene che già l'area è molto molto spettrale. Il tutto è alternato dai momenti presenti, quindi dove vediamo questi bambini che ormai sono cresciuti, sono diventati degli adulti e che ovviamente hanno dei problemi perché si portano dietro il bagaglio di tutto ciò che è successo all'interno di quella casa, che non sono assolutamente cose belle. E quindi insomma andiamo avanti per all'incirca 10 puntate con quest'ansia perenne e più che altro con questa curiosità, perché vogliamo assolutamente sapere che cosa è successo ai genitori, che cosa è successo in generale che li ha fatti talmente tanto spaventare da distruggerli quasi mentalmente e psicologicamente parlando. Ho trovato una serie TV ben fatta, il regista è stato molto molto bravo, la fotografia davvero incredibile, mi è piaciuto tutto, 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 ed è stata una storia bella con un finale che mi ha pienamente soddisfatto, quindi io ve lo straconsiglio se cercate qualcosa di horror, anche se comunque ultimamente Hill House ha praticamente spopolato e non so se lo sapete, ma è tratto proprio dall'omonimo libro che vi metto qui in sovraimpressione. Libro che, a dire il vero, voglio leggere a questo punto perché la serie TV mi è piaciuta veramente tanto, anche se ho sentito che è molto molto diversa. Comunque, ad ogni modo, Hill House consigliata per Halloween. La seconda serie TV invece che vi consiglio e che sto attualmente guardando si chiama Bates Motel. Bates Motel in realtà non è effettivamente una serie TV horror, ma comunque ci troviamo in una situazione anche qui molto dark e che secondo me rientra più nel genere thriller. Thriller perché stiamo parlando di un personaggio fittizio molto famoso chiamato Norman Bates. Norman Bates è conosciuto come un serial killer e in questa serie TV vediamo praticamente il suo evolversi, quindi lo vediamo da piccolo, sono 5 stagioni, quindi penso che poi lo vedremo effettivamente crescere. Ad ogni modo lo vediamo da piccolo e ci accorgiamo dopo ogni puntata, quindi mano a mano, l'evolversi della sua psicopatia, della sua schizofrenia e quindi poi sostanzialmente come arriverà ad essere un serial killer. Credo anche perché sto guardando la prima stagione che ho quasi finito. La consiglio perché in realtà è molto intrigante, può sembrare leggermente lenta all'inizio, però vedete che piano piano inizia ad ingranare e vi ripeto che la storia è veramente ben fatta, mi piace tanto. Bates Motel parla sostanzialmente appunto di Norman Bates che insieme a sua madre, dopo un tragico incidente che vede la morte del padre e del ragazzo, decidono di trasferirsi in questa cittadina e di acquistare questo motel, ristrutturarlo e guadagnarci qualcosa, il che è una cosa tra virgolette normale e tranquilla. Beh, certo, fino a quando
la madre non uccide una persona. E da lì la storia in sé per sé e la psicologia di Norman Bates vanno allo scatafascio. Ci troviamo di fronte a una serie TV che non solo affronta appunto il tema di questa schizofrenia e psicopatia del ragazzo, ma comunque è una serie TV costellata da misteri e ovviamente il tutto è intrecciato al passato di questo motel e a quello che succedeva in questo motel, quindi ragazzi, assolutamente io mi sono innamorata completamente, guardatela perché secondo me merita tantissimo. Sono 5 stagioni, però comunque scivolano che è un piacere, almeno la prima sta scivolando giù tranquillamente. La terza serie TV che vi consiglio in realtà deve ancora uscire, però io sono troppo entusiasta e quindi volevo assolutamente parlarvene in un video, e sto parlando di della serie TV di Sabrina Vita da Strega, che però sicuramente non si chiamerà così, ma non mi ricordo il titolo originale. Comunque, Netflix ha deciso di fare un retelling, insomma, di riprendere la storia di Sabrina Vita da Strega, che era un cartone che guardavamo tutti quanti, almeno le persone che sono degli anni 90 all'incirca, da piccoli per la TV. E quindi quando ho sentito questa notizia sono letteralmente impazzita perché amavo Sabrina. La serie TV dovrà uscire il 26 ottobre, quindi in realtà probabilmente quando esce questo video la serie TV è già uscita da qualche giorno, mi sa. Ad ogni modo ho visto il trailer che mi è piaciuto tanto. Ovviamente stiamo parlando di Sabrina, che è questa strega che a 16 anni deve decidere se vivere nel mondo degli esseri umani o se seguire la sua famiglia e diventare una strega in tutto e per tutto. Almeno questo è quello che ho potuto capire dal trailer, anche se i trailer a volte sono un po' fuorvianti. Ma proprio il giorno del suo rituale, insomma, dove deve diventare una strega in tutto e per tutto, scappa. O almeno questo è quello che ci è stato mostrato. La cosa in realtà mi intriga tantissimo perché vediamo Sabrina divisa tra due mondi, il che secondo me diventerà veramente una cosa non solo un po' esilarante, però anche molto interessante da vedere. Tra l'altro, visto che ci sta il gatto Salem, quindi sono un sacco contenta perché hanno mantenuto il gatto. E quindi niente, secondo me è davvero perfetta per Halloween, quindi io ho deciso di parlarvene nel caso qualcuno in realtà non sapeva di questa cosa, e a prescindere perché volevo un po' sclerare con voi per sapere voi che cosa vi aspettate da questa serie TV. Quarta serie TV intramontabile da vedere sempre perennemente nel periodo di Halloween, ed è anche una scelta abbastanza banale, però è American Horror Story. Questo perché adesso è uscita l'ottava stagione, stagione che sto guardando e di cui mi sono totalmente innamorata, perché questa volta parliamo dell'Apocalisse. Come ben sapete, American Horror Story in realtà ha varie stagioni, ma ognuna è a sé stante. Invece Apocalypse è molto interessante perché riprende la prima stagione Murder House e la terza stagione Coven. Quindi in realtà American Horror Story, secondo me, qualsiasi stagione andrebbe bene per questo periodo, anche se secondo me la più bella resta Murder House oppure Coven. Comunque stavo dicendo che in questa si parla dell'Apocalisse, infatti incontreremo un personaggio, Michael, dai poteri soprannaturali, un personaggio che si rivelerà essere l'anticristo e quindi sta portando morte e distruzione sul nostro pianeta. Tema secondo me azzeccatissimo non solo per il periodo, ma che è davvero molto interessante da guardare. Cioè, io veramente avevo altissime aspettative per questa stagione perché in realtà sono stata molto delusa dalle altre, soprattutto dai finali delle altre, che di solito veramente non vogliono dire niente, portano alla rovina tutto quello che era stato durante il corso della stagione. In questa spero davvero che questo non accada. Ripeto, molto molto bella questa stagione. Cody Fern, che è il protagonista e quindi che interpreta Michael, è davvero bravissimo e secondo me è perfetto nel ruolo, anche perché ha questo sguardo di ghiaccio, questi occhi di ghiaccio, e la parte del cattivo ci sta benissimo. American Horror Story, tutte le stagioni consigliate, soprattutto questa perché è veramente bella. Detto ciò, le serie TV sono finite, io spero tanto 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 che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato qualche spunto, un po' di coraggio nell'affrontare queste serie TV che sì, alcune possono far paura ma non tantissimo. Il mio consiglio è quello di vederle sempre quando è giorno, soprattutto Hill House, quello l'ho visto sempre quando era giorno più o meno. Poi no, le ultime volte la sera e non è andata particolarmente bene, ma questo non importa. Detto ciò, niente ragazzi, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto e di lasciarmi un po'
pollice in su se il video vi è piaciuto e commentate, fatemi sapere voi che serie TV mi consigliate e quali state guardando, quali trovate perfette per il periodo di Halloween, e fatemi anche sapere se queste che ho nominato le conoscete già, se le avete già viste, insomma i vostri pareri. Noi ci vediamo ad un prossimo video, vi mando un bacio, ciao pumpkins!